e vado dal nostro ospite, eccolo qui, lo scopriamo, Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Salve Stelle. A tutti. Grazie, Salve. Grazie per essere con noi oggi a Fuori Salve Campo. A Mi leggo le parole di Conte che ha pronunciato dal palco di Rimini, di CGIL, ha detto: con delega fiscale e purtroppo la tragedia di Cutro, credo che sia finita la luna di miele di questo governo con il Paese. Guardi, la luna di miele è finita nel momento in cui i cittadini hanno capito che questo governo ha detto bugie in campagna elettorale e ha manifestato una totale incoerenza. L'abbiamo visto a più riprese, non sono coerenti. Poi sulla delega fiscale a me piace parlare carta alla mano, voglio attendere i numeri esatti, ma la sensazione è che si vada verso una tassa piatta, ovvero anche chi guadagna tantissime centinaia di migliaia di euro si rischia di fargli pagare la stessa tassa che guadagna chi dichiara magari 20.000 o 15.000 euro all'anno. Detto questo, invece, noi siamo sempre per la progressività, quindi più guadagni più paghi, meno guadagni meno paghi. Non vediamo nulla per i lavoratori, l'abbassamento del cuneo fiscale. Non è giusto che in Italia non si parli di imprese in questa delega sul costo dei lavoratori. Oggi un imprenditore, per pagare uno stipendio netto al lavoratore, ne deve pagare altri due allo Stato. Quindi per dare 1.300 euro a un lavoratore, al datore di lavoro ne costa 3.000. Cosa è stato fatto per questo? Un 2%? Forse? No, per noi non va bene. Per noi bisogna dare più soldi ai lavoratori in busta paga, a parità di costo per l'imprenditore che applica i contratti nazionali di riferimento. Quindi su queste cose il governo non sta facendo nulla. Allora, le passo dietro, le chiedo scusa. Prego. Perché così facciamo una passeggiata, siamo davanti alla Camera dei Deputati. Insomma, ieri abbiamo vissuto il question time, insomma, con le varie sollecitazioni che la Presidente del Consiglio ha avuto. C'è stato un fatto che non è solamente di curiosità politica, prima faccio a faccia a Slime Meloni, in particolare ieri su un tema, il salario minimo, intorno al quale si potrebbe fare lavoro comune, si fa lavoro comune col Movimento 5 Stelle. Guardi, sul question time le dico una cosa e poi rispondo nel merito alla domanda. Ieri al Presidente del Consiglio abbiamo fatto, ovviamente abbiamo fatto delle domande, perché così funziona il question time, e abbiamo chiesto come la vedeva sul problema che c'era sui mutui. Ebbene, la Presidente del Consiglio, anziché rispondere su questo, ha parlato attaccato il superbonus. Vabbè, quindi questa poi cosa lei che è una detta ai lavori. Cioè, no, ma per dire la scorrettezza della Meloni, forse incapacità, anziché rispondere al question time, ha fatto un comizio sul superbonus. Detto questo, salario minimo. No, vabbè, allora, per quanto riguarda il salario minimo, noi abbiamo depositato la nostra proposta di legge e siamo contenti se si aggiungono altri giocatori in campo a difendere questa proposta di legge a firma del Presidente Conte. Noi sul PD puntiamo molto con questa nuova governance e sappiamo che i nostri temi, diciamo, sono anche sposati da loro, quindi loro hanno abbandonato la famosa loro agenda Draghi senza Draghi, e sul salario minimo le dirò, io vedo tanta confusione, nel senso che noi dobbiamo specificare che il salario minimo, perché vedo degli attacchi per dire poi il salario minimo rischia di abbassare anche gli stipendi a chi prende più di 9 euro all'ora, ma non è vero, nel senso, il salario minimo, spieghiamo che cos'è. In Italia ci sono contratti siglati con sindacati di riferimento, che sono i contratti nazionali metalmeccanico, firmati con le sigle importanti dei sindacati, commercio, turismo, che sono contratti su cui va fatto quello che ho detto prima. Quindi sono al di sopra dei 9 euro e lì va abbassato il cuneo fiscale per far prendere più soldi ai lavoratori a parità di costo dell'imprenditore che già applica questi contratti corretti. Il salario minimo dove serve? Va a sanare una sacca di contratti che sono contratti da 2, 3, 4 euro lordi all'ora, che parliamo di stipendi che per 8 ore al giorno, 160 ore a mese, sono stipendi da 600-700 euro, che sulla carta sembrano legali, ma in realtà sono al di sotto della soglia del lavoro che noi riteniamo giusta sia 9 euro lordi. Quindi il salario minimo cosa fa? Va a mettere fuori gioco questi contratti che non sono stati firmati con sigle di sindacati di riferimento nazionale. Questo è quello che va detto sul salario minimo. Quindi va a mettere fuori gioco i contratti far west che sono è chiaro, poi abbiamo euro, sentito anche ieri quella che dell'ora. È stata appunto la risposta della Presidente del Noi Consiglio. Noi ci auguriamo su questo che il PD ci aiuti a portare avanti questa era la domanda. E questa era la domanda. Invece super bonus, perché ieri prima Giorgetti, l'ho fatto ascoltare proprio ieri in puntata, gli ha detto, insomma, ribadisco quella che è la nostra posizione, insomma, quello è uno strumento che non ha funzionato, sostanzialmente un concetto che è stato ribadito anche da Meloni. Non ha funzionato da quando Draghi
ha bloccato le cessioni e questo governo lo ha affossato completamente. Ma nella prima fase questo strumento ha funzionato bene, ha fatto crescere il paese insieme ovviamente a tutto il settore dell'edilizia, grazie quindi anche al superbonus, il paese è cresciuto in 2 anni del 10%. E la cosa da sottolineare è che la crescita del 10% del paese grazie anche al superbonus in questo biennio ha prodotto una riduzione del debito pubblico nazionale dello stesso 10%. Quindi come fa una misura che è green, migliora la faccia del paese perché va sulle strutture, su anche la parte del sisma, fa crescere tutto l'indotto delle imprese dell'edilizia? Sappiamo che in Italia quando parte l'edilizia riparte tutto, perché lavorano le società di servizi, perché lavorano i ristoranti, perché lavora tutta la parte, diciamo, che è legata ai trasporti nel mondo dell'edilizia. Quindi ha fatto ripartire un settore, quando parte l'edilizia riparte il paese, ha fatto scendere il debito pubblico, ha fatto aumentare il PIL del 10% in 2 anni. Cosa è successo? È una misura che funzionava, che Draghi ci ha messo le mani bloccando le cessioni e ha messo in crisi le aziende dell'edilizia, che poi è arrivata la Meloni e nonostante quello che ha detto in campagna elettorale, quindi l'incoerenza che avrebbe potenziato il superbonus, lo ha affossato. Stanno litigando anche in maggioranza sul superbonus, quindi non è vero che sono uniti. E chi paga tutte le spese di questo? I cittadini e le imprese. Quindi sul superbonus sono state dette tante falsità. Lei si ricorda quando ha detto che il superbonus ha prodotto un buco? Ebbene, ne abbiamo parlato anche insieme. Ne abbiamo parlato insieme, le ripeto quello che l'ho detto nella sua trasmissione. Cioè, ma secondo lei la Meloni, che ha già approvato una legge di bilancio a dicembre, poteva approvare una legge di bilancio con un buco nel bilancio? Quindi la Meloni ha approvato un buco di bilancio. Non è così. Quando si fanno le leggi di bilancio o misure come il superbonus, la ragioneria generale dello Stato deve bollinare, e bollina solo in presenza di coperture. Quindi anche falsità su questo. Hanno detto che costa 60 miliardi, ma non hanno detto che quando una misura costa c'è anche il rientro nelle casse dello Stato. Tra tasse indirette e dirette sono entrati circa 45 miliardi su 65 miliardi che è costato. Quindi dicono quanto costa, ma non dice quanto rientra.